permesso? Signor Picio? Oh, c'è un lavoro quanto vedo. Sì, ho quasi finito di dipingere. Bello! La mitologia! Fantastego! Se vede che se proviene dall'Accademia del Signor Dioti Illustrissimo. C'è proprio un bel lavoro. Oh, speriamo che la Santa Ecclesia non la censuri. Oh, questo non è un convento di suore. Però credo che lei non sia qui per ammirare l'opera. Esattamente! Domani Sua Signoria l'è convocata all'Illustrissimo Signor Dioti in suo studio in Accademia. C'è un colloquio di lavoro, per intenderci. Il Piccio fu indirizzato dal suo primo mecenate, l'ingegner Pietro Panoncelli a Scanze Rosciate. Qui l'artista passò le giornate nella villa dell'ingegnere a fare ritratti con passione e trasmise pure questa passione alle sorelle, che decisero di iscriversi all'Accademia Carrara di Bergamo, diventando delle brave ritrattiste. Tuttavia non restò sempre a Scanze Rosciate. Un giorno fu convocato dal Diotti in Accademia. E forse in questa occasione fece la conoscenza di un ragazzo di 15 anni. Ho sentito che veniva da un paesino della Val Travaglia. E chi mi cerca? Non per essere scortese, ma anch'io provengo dalla Val Travaglia. Che tu sei di Montegrino? Oh signor, un maquit? Un barburit? Oh, che sorpresa incontrare uno di Bosco Valtravaglia. Oh, ma la sorpresa è mia, credevo fossi di Bosco, invece sei di Montegrino. Di grazia, perché ti interessa da dove provenivo? Volevo avere qualche notizia su di te. Ho in mente di scrivere un libro sui dati statistici, storici e biografici su Bosco Valtravaglia. Ma... siccome io non sono di Bosco, non comparirò nel tuo libro. Però la domanda che mi sorge spontanea: come mai uno che studia arte si interessa a dati statistici? A me piace la pittura. Non credo che basti amare solo la pittura. Senti, per adesso continua a studiare. Ma quando uscirai da questa accademia cerca di realizzare le tue passioni. Seguirò il consiglio. Ma come ti chiami? Marco. Marco Formentini. Di questo dialogo non ci sono documenti o attestazioni. Ce lo siamo immaginati. Però c'è un ritratto che il Piccio fece nel 1826. Un ritratto di Marco Formentini. Mi ha fatto chiamare? La chiesa di San Bartolomeo ad Almenno ha chiesto una pala d'altare. Tra i tanti è spiccato il tuo nome. Mi hanno contattato e ho parlato bene di te. Sanno che non hai fatto mai nulla di ufficiale, ma hanno voluto darti una possibilità. Stupendo! Ricordati che vogliono un dipinto classico. Ci siamo intesi, niente iniziative, niente... niente romanticismo. Sì, signore. Ricordati, devi confrontarti con altre pale presenti dipinte da altrettanti artisti illustri. Sarò all'altezza. Posso sapere il soggetto? Si tratta di un soggetto particolare. L'educazione della Vergine. Si deve dire che il soggetto era davvero particolare, ma era già stato eseguito da altrettanti artisti di grande valore, come Giambattista Tiepolo, Vincent Malot, Francesco de Mura, Francesco Solimena, Bartolomeo Esteban Murillo, la Scuola Emiliana o la Scuola Veneta. E la prima grande opera dello strambissimo Piccio sarà di stampo neoclassico? Non scherzare, Giacomo, è un lavoro importante. Ho studiato questi artisti in accademia, ma... ma? Stai aggiungendo qualcosa? Parla pure! Ma hanno elementi che vorrei modificare. Per esempio, le figure di Anna e Giovacchino sembra che siano già sante. Oppure ci sono scenari troppo biblici. Insomma, voglio personaggi più umani. Voglio solo rappresentarli come due persone di paese. Niente angeli o figure divine. E poi un paesaggio come il nostro. Parli come un artista romantico, però alcuni concetti ancora classici. Farai un ottimo lavoro. Nel 1826 terminarono i lavori e tutti potevano ammirare l'opera. Il suo stile era neoclassico, ma allo stesso tempo moderno nell'umanità dei personaggi, nell'ambiente che riecheggia più i luoghi lombardi che i paesi biblici. Oh, potrei osare dire che la tua pala fa dimenticare la presenza del Tintoretto. Adesso sei un vero artista. Ora sei nella posizione di accettare o rifiutare un ingaggio. E cosa vuoi fare adesso, Giovanni Carnovali, detto il Piccio? Viaggerò e disegnerò. E dove andrai? Non saprei, forse in Francia.